68 anni di vita, primo scudetto vinto nel 1970, dal 1949 ininterrottamente in Serie A. Un palmarès di tutto rispetto. Il Petrarca Rugby è stato presentato a Padova davanti al sindaco Massimo Bitonci, già sportivo della palla ovale. La formazione euganea ha 38 elementi in rosa, la cui età media è 24 anni, si presenta alla stagione di eccellenza con l'obiettivo di riscattare la pessima figura rimediata nella scorsa stagione, al punto che il presidente Enrico Toffano ha parlato di quarto posto quale obiettivo minimo da raggiungere. La voglia di far meglio è tanta, la voglia di far meglio l'anno scorso è tanta perché è stato un anno che avremmo dovuto raccogliere un lavoro di 3 anni e invece per un qualche motivo, tanti motivi messi insieme, non è stato possibile e quindi un po' quest'anno vorrei fosse l'anno del riscatto. La voglia di giocare è sempre tanta perché alla fine siamo un gruppo di amici che sosteniamo il Petrarca, ci diverte, questo sport ci piace tanto, per cui la voglia c'è sempre quella di giocare a rugby. Il Petrarca, è stato sottolineato, ha offerto l'immagine migliore del rugby italiano e deve difenderla a suon di orgoglio e voglia di combattere, in senso sportivo si intende, perché è una società con ben 16 squadre schierate ogni domenica ed una cura capillare della formazione, dagli allenatori ai giocatori, alcuni dei quali sono a loro volta tecnici delle giovanili, ha il dovere di tutelare un glorioso nome costruito in oltre mezzo secolo. Riportare la mentalità vincente che il Petrarca ha sempre avuto. L'anno scorso, diciamo, ha perso molte partite per un punto o due, ma la cosa che si vedeva, come giustamente ha detto il presidente Enrico Toffano, è che la squadra, vincere o perdere, non è che cambiasse molto la situazione e l'umore all'interno dello spogliatoio, da quello che mi è stato detto. Perciò questa è la cosa più importante. Se perdi una partita non puoi essere assolutamente sereno, non puoi essere tranquillo e devi subito cercare il riscatto, e questo è il cambio di mentalità che ci deve essere. Non dare per scontato che vincere o perdere sia la stessa cosa. È fondamentale capire questo e lavorare per questo